Burloni, bentornati in questo nuovo video della vita in città. Allora, oggi partiamo subito ricordandovi che venerdì 21, quindi dopodomani alle ore 16 in Piazza Duomo a Milano, ci sarà il firmacopie del mio libro. Se non avete ancora acquistato il libro, potete acquistarlo sul posto. Io vi aspetto tutti quanti, anche perché poi ci sarà un'altra sorpresa per le prossime settimane, perché mi troverete in un posto speciale, ma ve lo dirò venerdì. Se non potete prendere il libro perché non avete i soldini, io porterò 5 copie e dopo che ho finito tutti i ragazzi che sono venuti col libro, regalerò 5 copie a persone a caso. Vediamo un pochettino come fare. Ovviamente le copie, raga, le ho comprate anch'io su Amazon, ho speso i soldi per prendere le copie da regalarvi, quindi per favore venite anche solo per farmi un saluto. Ma adesso iniziamo con la vita in città. Allora, ho letto tutti i vostri commenti e il commento migliore era di, ve lo leggo subito, Emanuele Tommasi, che ci dice: ciao Marci, secondo me nelle mura bisognerebbe aggiungere anche qualche dettaglio rosso o colorato, magari delle foglie, perché secondo me solo Soapstone e Stone un pochettino stona. Spero che lega questo commento. L'ho letto, campioncino. Grazie, grazie, grazie mille di questo commento. Ma ci tengo anche a leggere il commento di Claudio Castelli, che mi dice: onestamente non so come si può non guardare tutti i video, ma non solo quelli della vita in città, anche tutti gli altri. Non potrei stare senza. 102 mi piace. Grazie mille, Claudio, grazie mille. In questo periodo dove le views sono basse, leggere questi commenti è veramente speciale, speciale, speciale. Allora, andiamo a casa di SFFR e prendiamo un po' di scoria stone, che dovrebbero averla, perché mi è venuto in mente un'idea per le mura. Siccome le mura sono, diciamo, il commento sempre più gettonato, quello che vi convince un po' di meno, ed effettivamente anche a me, se devo dirla tutta, è quello che mi convince di meno, perché a me piacevano un sacco grigie, a voi piacevano un sacco grigie, ma alcuni dicevano che erano meglio nere, poi le ho fatte nere e la maggior parte di voi mi ha detto che sono belle nere. Poi mi avete detto: Marci, ma solo nere non sono belle. Quindi aggiungiamo un po' di rosso. Vediamo se queste fefere hanno dello scoria stone. Ora non ricordo dove ce l'hanno. Questo non dovevo girarlo. Ok, l'ho rimesso a posto. Lo scoria dove ce l'hanno? Sono sicuro che... eccolo qua, scoria stone. Vediamo quanto ne hanno. 64 e basta? Su pochi, raga. Su pochi. Sono finiti, raga. Solo 64 scoria cobblestone hanno. Non hanno scoria stone. Penso che sia la stessa cosa rispetto a quella che abbiamo noi. Comunque va bene. Tanto per quello che dobbiamo fare dovrebbero bastare, siccome io devo solo farvi vedere un pochettino una cosa nel quale voi potrete poi andare a scegliere se vi piace un modo oppure vi piace un altro modo. Anche perché oggi abbiamo troppe cose da fare, raga. Cioè, oggi il video di oggi dura, per me durerà tanto, per voi forse durerà anche poco. Allora, vediamo un pochettino. Ce l'abbiamo uno stone cutter in giro? Io lo stone cutter ce l'ho. Dov'è lo stone cutter? Dov'è lo stone cutter che avevo qua? Chi mi ha rubato? Qualcuno mi ha rubato lo stone cutter. Io lo sapevo che andava a finire così. Qualcuno mi ha rubato il mio stone cutter. Secondo me c'è gente, ragazzi, che oltre a togliere le mie crafting table in giro per il mondo, mi toglie anche lo stone cutter. Mannaggia a voi. Allora, io ne ho uno comunque qua che posso utilizzare. Vediamo un po' che... ah, vedete che è diverso. Questa è scoria cobblestone, non è scoria stone, quindi è ancora diversa questa cosa. Prendiamo comunque i scoria cobblestone walls, ne facciamo giusto 16. Intanto salutiamo anche Pigiama e Pigiamino, raga, che è un po' di tempo che mi dite: Marci, non li stai più salutando? E non è cresciuto nessuno. Ciao Pigiama e ciao Pigiamino. Magari un giorno farò le vostre magliette, le magliette di Pigiama e Pigiamino. Allora, vediamo un pochettino se andando da questa parte qui riesco a fare quello che penso, ovvero togliere questi qua centrali, ok, e mettere questo qua al centro. Allora, personalmente a me io preferisco il coso bucato, però so che voi preferite il rosso. Vediamo un pochettino, vediamo un po' come sta. Allora, effettivamente vedere un po' di rosso non mi dispiace. Da quest'altra parte proviamo una tecnica diversa. Togliamo questi muri di cobblestone, che sono comunque bellissimi, di Redstone si chiama, e qua ci mettiamo il rosso, così lasciando poi il buchettino centrale, che secondo me sicuramente ha anche senso. Vediamo un pochettino. Ok, ok, e facciamo così. Come mi piace di più? 3, 2, 1, mi giro. Allora, bella domanda. Non lo so, quale preferisci? Parla, vieni qua e parla. Vieni qua a parlare. Però con il rosso, secondo me, fa un contrasto che è molto carino. Perfetto, quindi sinistra approvato? Ok, ragazzi, anche lei c'è un po' di raffreddamento, siamo un pochettino così. Ad ogni modo, ragazzi, votate nei commenti se preferite sinistra o destra. Però se lei dice sinistra, raga, non posso cambiare, perché sennò poi... no, no, nel senso, scherzando, ovviamente. No, però penso anch'io che questo qui sia un pochettino più carino. Un'altra cosa che mi avete consigliato è di andare a mettere delle barre di ferro senza che siano fatte in questa maniera. Cosa vuol dire? Fatte solo dritte, senza che ci sia, diciamo, il quadrettino.
penso che sia meglio così, ragazzi. Ci ho provato in single player, ma preferisco così. Adesso facciamo una bellissima cosa. Ho visto che il tizio che era qua è sparito ed è andato dall'arredatore, se non sbaglio. Dovremmo ritrovarcelo da questa parte qua. Dov'è? Eccolo qua, vedete, Glenn è qua dentro. Si è rubato casa praticamente. Voglio prendere un po' di queste cose e andare ad arredare tutto. Ok, si era un pochettino... Ehi, cosa sta succedendo? Mi si era bloccato di nuovo. Voglio andare a sistemare tutto il giardino, ma non ve lo mostro, raga, perché in un altro episodio solo di giardino non ci piace. Quindi datemi 15 minuti, 20, mezz'ora. Fra mezz'ora torno, quindi tornate fra mezz'ora. Allora, giardino completamente finito, o meglio, è finito per quello che si può fare adesso. L'ho sistemato completamente tutto. Ho messo tutti i fiori che si potevano prendere dal tizio lì, mi piacevano tanto. Non ho preso quelli rossi perché tanto ho detto, ma sì, quelli arancioni e quelli viola stanno più che bene. Ho aggiunto la soul sand, come mi avete detto, quindi messo un pochettino a caso per il fatto che escano le anime dal terreno. E questa cosa, raga, bella, bella, bella. Avete avuto una bellissima idea. Ho continuato tutti gli alberi, ragazzi, molto semplicemente li ho mischiati perché non aveva senso fare tutti rossi o tutti gialli. Li ho mischiati di nuovo anche qua dietro. Secondo me la parte qua dietro è la più bella perché è molto più attaccata alle mura e ci sta veramente tantissimo. Oh, non esplodere! Sì, opera, ragazzi. Ma che... No. Lo sapevo che esplodeva. Raga. Sono uno scemo io, ragazzi. Che ho lasciato fare tutto. Ma è esploso anche l'albero. No! Vabbè, lo sistemerò poi perché... No, pensavo fosse un altro creeper. Vabbè, devo mettere le torce. Sì, devo mettere le torce. Comunque, è venuto veramente molto bello. Ma mancano degli arredamenti per esterno. Cosa ho deciso di fare, ragazzi? Di commissionare al mio team di fare degli arredamenti per i prossimi episodi della vita in città. Così avremo degli arredamenti da esterno per la vita in città. Fatemi sapere se vi piace come idea, ma secondo me è maestosa. È molto bella. Comunque, ho fatto anche un'altra cosa. Ovviamente, penso che ve ne siete accorti. Ho continuato tutto il motivetto che c'era qui davanti anche dietro, e a me personalmente piace tanto il fatto che sia tutto uguale, raga. Non volevo fare le cose differenti. Mi piace, lo score ci ha avanzato pure perché avevamo lo score nell'altro zainetto. Per fortuna che l'ho messo in un altro zainetto, e quindi direi che ci siamo. Parentesi zainetto, stiamo trovando un modo per riaverlo senza cittarlo, ragazzi, perché probabilmente con un backup riusciamo a recuperarlo. Niente, allora sono andato prima da Odell. Vende finalmente l'Archwood. Che cosa vuol dire che vende l'Archwood? Semplicemente che vende il nostro legno grigio, il legno di cui abbiamo bisogno per tutti i pavimenti. Lo vado ad utilizzare, voglio farlo assolutamente subito perché non ce n'è proprio, c'è proprio proprio proprio. Mi sembra che serva però il bronzo, quindi andiamo di bronzo, prendiamo tutto sta roba di bronzo, chi se ne frega, no, questa è Elora, mi serve lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questi 16 qua ce li teniamo. Odell, grazie mille. Vado a finire tutto il pavimento di grigio, ragazzi, così di conseguenza possiamo controllare se il grigio ci piace o non ci piace. Ma secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quello che un pochettino mi preme sono le torri qui davanti, perché molti mi avete fatto notare come il grigino, o meglio il nero qui davanti, non è molto bello. Sono d'accordo, raga, sono d'accordissimo con questa cosa. Però continuate a consigliarmi nei commenti cosa vorreste vedere, perché essenzialmente questo è quanto. Allora andiamo a mettere tutto il grigio, così oggi concludiamo con la divisione delle stanze per i miei amici. Le voglio fare qua sopra, mi avete detto che qua sopra è la zona migliore, ma dobbiamo lasciare anche una piccola zona per salire in alto, raga, perché secondo me in alto dobbiamo salire in qualche modo. Io pensavo di togliere questa roba qui, ok, togliere questa roba qui e fare una scala che va su direttamente con le scale a pioli, perché sinceramente fare delle scale dentro, non so, o le mettiamo dentro o potremmo mettere dentro i pilastri, raga, effettivamente, che i pilastri comunque ci stanno. Vediamo un pochettino, se io tipo faccio da qua, apro, qua ci sarà sicuramente un mob, non ci sono mob, potremmo salire qua sopra direttamente, non è una bruttissima idea sinceramente, ci penso. Ci devo pensare un attimino perché potenzialmente potrebbe aver senso. Allora, mi metto all'opera. Ok, ammetto che sia maestoso, ragazzi. È molto bello. È davvero molto bello. Devo anche ammettere che tutta questa entrata qui per questa parte di Gilda è veramente bellissima. E considerando che voglio farla anche da questa parte qui, da questa parte qui, dall'altra parte, secondo me viene una bella cosa. Ma sapete che vi dico? Lo facciamo adesso, perché oggi finiamo tutte le cose che abbiamo lasciato in sospeso. E se finisci la sandstone bianca, vai a prendere la sandstone bianca, raga. Mi ero
l'avevo finita, raga. Mi manca solo quella zona lì per rifar tutto. Mi mancherebbe un po' di diorite, ma quella l'ho chiesta a Steph. Mi ha detto, guarda, vai a vedere nelle ceste se c'è qualcosa. Dopo vado a vedere con calma. A me quella che mi preme di più è questa qua. Inoltre, mentre andavo a cercare questa sandstone bianca, quindi questa white sand, ho trovato anche questa black sand, che è molto carina. Ragazzi, guardate quanto ma è proprio bella, raga. È proprio, è un po' grigia, ok? Non è scura. Ma immaginatevi nella gilda se avessimo saputo prima di questo blocco stupendo qua, porca miseria. Cioè, ditemi voi se è normale come cosa. Mamma mia, guarda, veramente. Comunque, prendiamo tutto quello che ci serve da qui. Quanti ne ho adesso? Io farei diventare già tutto sandstone, raga, perché sennò è la fine del Lumund. Ok, facciamo così. Sì, mi dispiace un po' distruggere questo ecosistema bellissimo, però non mi dispiace in realtà. Cioè, mi dispiace, ma non mi dispiace. Mi dispiace il giusto. Mi dispiace il giusto. Allora, prendiamo tutta sta roba. Vediamo, prendi tutto, Marci. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto quello che c'è qui, che tocca fare un sacco di sandstone qua, altro che... Ok, ne abbiamo altri 50 pezzi, non male. Possiamo buttare via questa roba qui. Sì, ce n'è un... Prendiamo tutta quella che è rimasta qui, raga, e stiamo a posto, in teoria. Vediamo un pochettino. Ne ho esattamente altri 16, 54. Oddio, 54 potenzialmente non ci bastano. Però vabbè, facciamo finta che ci bastano e ci proviamo. Direi che potrebbe essere l'opzione migliore. Vediamo se qua c'è anche quella bella. Vediamo se qua c'è quella bella. No, quella nera qua non ce n'è. Ho beccato solo quella nera in un tratto, mentre andavo verso i pirati, raga. Ma dove c'erano i pirati? Non mi ricordo più dov'era. Ho questo problema che non mi ricordo più dov'era. Peraltro che belli questi. Ma che belli questi alberi, raga. Ma strabelli. Ma è un bel bioma questo con la neve. Allora, a parte che potremmo anche fare una cosa. Potremmo anche prendere un po' di neve, raga, eh. La neve è veramente un bel blocco. Ditemi quello che volete, ma la neve è veramente un bel blocco. Non ti permetterà farmi del male. Me ne devo andare a casa. Non mi ricordo dove bisogna andare a casa. Ammazziamo sto coso qua. Ok, ucciso. Ho anche trovato qualcosa di carino lì. Questa è dove ci sono le ceste del tizio, raga, in teoria, giusto? Sì, questo qui è quello grosso. Il troll dovrebbe essere questo qua. Vediamo, entriamo. Tanto non ci costa niente. Ok, vediamo che c'è nelle ceste. Pum. Ehi, ma che stai a scherzate? Ma state scherzando, vero? Ok. Ok, fammi morire sto tizio qua. Grazie, vediamo che libro mi ha dato. Libro con gravity, non ci interessa. Tu sei spawnato adesso, però palese. Comunque, due belle name tag, sinceramente me le porto a casa easy. Riprendiamoci tutto. Smeraldi, 10 smeraldi, raga. Un po' di ferro si prende. Qua non c'è niente che ci serva. Ma se io qua solo colpisco, lui mi becca. Oh, ma quanto toglie, raga. Ma stai scherzando? Ma raga, toglie tantissimo. Lì che c'è? Lì c'è un altro villaggetto. Tutta sta zona qui sarebbe interessante. Sì, vabbè. E tu da dove sei uscito, eh? Da dove sei uscito tu, sinceramente, eh? Non ho capito. Qua mi sto facendo 1000 livelli facendo zero praticamente, ok? Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. Siamo la neve. C'è niente. C'è qualcosa. Salve. Ci sono delle chest qua dentro per me? Non c'è niente qua dentro. Perché sto facendo... Io devo costruire! Ale, allora, white sandstone. Ci serve questa qua, in teoria. Sì, dovrebbe essere questa. 55. Dubito che ci possano bastare, ma potrei... No, forse ci bastano, perché le ho fatte da una parte, ma non le ho fatte dall'altra. Quindi in teoria dovrebbero bastare. Comunque, raga, maestoso. Il mio nuovo termine è maestoso, raga. Guardate. Mamma mia. Ma che bello è, raga. Porca miseria. Allora, dobbiamo andare a finire in alto, ok, in teoria dovrebbero bastare, non ci bastano sicuramente per quello centrale qua, quindi tecnicamente qui non ci bastano, perché in teoria quel centro dovrebbe esserci la diorite, quindi facciamo così e facciamo così, lì li abbiamo messi, li ho messi, li ho messi anche nell'angolo, ottimo, direi che ci siamo, ragazzi, è venuta una bomba, mi serve giusto un po' di diorite, vado da Steve Fere se le hanno, perché potrebbe essere una cosa buona, ed infine, ragazzi, andiamo a dare la disposizione delle stanze dei nostri amici. Sembrerà un episodio corto, ma sto registrando da veramente parecchio tempo. Allora, puoi confermare che sono stato tanto? Ha detto sì, è vero. Non so se si è sentito, ma ha detto sì, è vero. Va bene, va bene. Allora, tecnicamente lo... Putz, 23-17. Ok. Non so chi l'abbia scritto, ma mi fa parecchio ridere come cosa. Vediamo se hanno della diorite. Tanto io ho il nulla osta. Nulla osta si intende quando puoi farlo. Da Steve Fere per vedere se ce l'hanno. Allora, diorite. Non hanno diorite. Questa cosa che non hanno diorite pesa. Questa cosa che non hanno diorite è pesata. Questa è diorite? Cobbled diorite. Sapete che non so se basta. 117. Ve ne rubo 64, ragazzi. Vediamo un pochettino. Sperando che servano, perché
sennò mi dovete andare a prendere anche la diorite. Bene ragazzi, allora la cobbled diorite mi ha portato alla cobbled diorite wall. Non è sicuramente uguale a quello, vi faccio vedere un attimo la differenza. Allora, questo qui è quello che avevamo prima e questo è quello che viene adesso. Purtroppo non è la stessa cosa. Tu quale preferisci, mi hai detto? Preferisci questo qua, giusto? Effettivamente è più bello, effettivamente è più bello. Quindi raga, dobbiamo commissionare a Severo di andare a prendere della diorite, perché ci serve necessariamente. Adesso, ultima cosa, mi sono reso conto che il video dura un po' troppo, quindi dedicheremo questi ultimi minuti alle stanze dei miei amici. Io qua stavo già iniziando a fare delle disposizioni. Qua sopra facciamo delle stanze, ok? Quindi facciamo delle stanze che arrivano fino qua. Lascerei giusto tre per passare. Sì, secondo me è la cosa migliore. E qua chiudiamo, ragazzi. Chiudiamo lasciando tipo due di spazio da ogni parte, che può aver senso. Vediamo un po' se ci arrivo in alto, perché con la mia armatura io ho lo spazio per buildare dall'alto senza saltare. Questa è una cosa molto bella, una feature molto carina. Io farei così. E qui abbiamo la prima stanzetta. Forse magari, ecco, la porta la facciamo magari un pochettino più decente e la mettiamo tipo al centro, così. Conto che abbiamo lasciato tre da una parte, tre dall'altra, quindi così. La porta semplicemente va qua. Poi facciamo uno, due, qui la porta, 1, 2, 3, perfetto. Ok ragazzi, secondo me è bello, secondo me ammetto che sia carino. Lì sopra sicuramente metteremo di nuovo il pavimento grigio, quindi anche qui sopra metteremo il pavimento grigio senza problemi. Ok, di bianco ne abbiamo. E queste qui possono essere le entrate. In realtà l'entrata o la facciamo direttamente aperta, raga, quindi la facciamo a D3, forse ha anche più senso, così tu entri direttamente senza che ci sia una porta che chiude le cose, è molto carina. Ok, e qui ci facciamo una stanza, stessa identica cosa, la facciamo dall'altra parte. Lo voglio fare insieme a voi questo lavoro, perché voglio capire anche da parte vostra se magari c'è qualcosa che non vi convince. Ma cos'è che c'è? Dov'è che sono? Dove sono i mob? Sono qua dentro? Qua dentro siete? Dove siete? Non ci sono i mob in giro. Non capisco dove sono. Sono qua sopra allora. Sono qua sopra. Vediamo se sono qua sopra. Ok. Io non posso volare. Ma perché non mi ha fatto volare? Ah, che fatica che ci vuole. C'è proprio faticoso questa cosa. Ho un bel po' di bianco. Meno male che mi ha spagato tutto quel bianco, raga, per fare per il pavimento, perché se no non ci bastava tutta sta roba qua. Quasi finito, raga. Quasi finito, raga. Quasi finito. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo, che abbiamo fatto pure la divisione nelle stanze. E poi settimana prossima, perché venerdì ci dedicheremo al fatto del drago, raga, per il fatto dell'uovo del drago. Facciamo l'altare sicuramente, non so dove, ma ci dedicheremo solo a quello. Ok, la stanza è piuttosto carina, raga. Ognuno c'ha il suo antro, diciamo, che è molto carino. Mi piace. Sarà tutto da arredare sicuramente, questo è chiaro. Però raga, se facciamo una cosa bella come questa qua giù, ciaone proprio. Voglio che adesso vi fermiate e nei commenti mi diciate un pochettino tutto quello che volete che faccio nelle stanze dei miei amici. Nonostante sia dedicata ai loro lavori, dovrà essere anche un pochettino personale. Quindi qui sotto sbizzarritevi. Ci vediamo al prossimo video. Da Marcio è tutto. Ciao a tutti. Aspetta, il cuore adesso si fa così, giusto? Si fa così, no? Sì. Ormai non è più così. Una volta era così. Hanno fatto pure le emoji così, ma adesso è andato così. WhatsApp, fate le emoji così per favore, grazie. Scusate. Firma copie, mi raccomando, venerdì, ciao.